Dalla redazione mi è giunta voce che dovrebbero mancarmi 4-5 episodi per concludere la serie. E io vi dico che è tutto vero, probabilmente, perché non ricordo quanto ci manca, ma oggi, prima di continuare con la storia vera e propria, perché comunque sia, devo tirarla un po' più per i capelli questa serie, perché mi ci vuole tempo per allenare i personaggi. Poi ce la posso fare anche con un livello inferiore. Però, sai, un livello più alto è meglio. Ma comunque, facciamo anche la missione del nostro amico Celespirito, perché ha una missione per noi, vuole altre medaglie. Intanto la inizio, poi vediamo come va avanti. Guarda, ti aiuto giusto perché sei tu. Vuole un panda glaciale. L'aria invernale. Medaglia del panda glaciale trovata e diamola al nostro amico Celespirito. Sì, ce l'ho, eccola qua. Mangia, tieni pure. Wow, 220. Quindi diventa ancora più forte ora. Che diventa? Un draghetto! Nice! Fantastico! Sei diventato una specie di drago! Ma che è successo? Dai, Celespirito, fammi rivedere Drago Lucente, ma non l'ha neanche detto il suo nome. Ma l'hai scelto tu? Ah, ecco, l'ha scelto lui. Credo di non essere ancora forte a sufficienza per rifarlo. E quindi, ma perché allora l'altra volta con le medaglie ha funzionato? Ora è diverso, Comanuel, devo allenare la mente, non più il corpo. Se non dovessi riuscire a battermi alla pari con la mia nuova forma, potrei non essere in grado di tenere a bada Drago Lucente. Cosa? Ah, quindi dovrei batterti con lui, in tal caso lascia fare a noi. No, stavolta no, questa faccenda riguarda solo me e nessun altro. Dai, non farti pregare, dimmi cosa posso fare per te. Gibastiano. Sì, va bene, accetto il tuo aiuto. Per ora trasformati in stregone azzurro, al resto penserò io. Ah, sì, questa qua mi ricordo di averla fatta, effettivamente. Ah, devo scegliere stregone azzurro, però, per forza. Stregone azzurro è qui, spazzerò via il male con la mia magia. Bene, è tempo di partire. Destinazione, la mente di Celespirito. Viaggio mentale, iniziato! Che tra l'altro è il nome dell'attacco, viaggio mentale. Eccolo qui! Che bello, Drago Lucente. In realtà posso trasformarmi anche nel saltatore. Questo gioco ha delle sorprese incredibili. Cavoli, però è forte, ehi. Mi ha preso? Allora, tatino, però. Sì, quanto mi fai male. Wow. Sempre a me attacchi, però. Niente, ce l'ha con me. Eccolo qua. Vabbè. Sì, certo, se mi metto. Perché ha saltato di lato? Chi gliel'ha detto? Se mi metto in mezzo tu dici, beh, ti sei messo in mezzo, è giusto. Ma io non mi ero messo in mezzo prima. Niente, è lui che ce l'ha con me. Tanto vale che mi faccio colpire allora, no? Eccolo qua. Beh, ho tagliato perché la lotta era inutilmente lunga. Però la medaglia l'abbiamo presa e penso che sia quasi in automatico la medaglia perché, beh. Allora, c'è Celespirito. Grazie mille ragazzi, finalmente ora posso controllare Drago Lucente. Oh. Bene. Ah no! Quindi è stata una fortuna che abbiamo preso la medaglia di Drago Lucente durante la lotta. O meglio, come dopo che l'abbiamo sconfitto. Ah, interessante. Fantastico, una medaglia! Sì, con quella potrete evocare Drago Lucente ogni volta che vorrete. Io invece rimarrò nella mia forma attuale, mi trovo più a mio agio così. Beh, che dire? Non è da tutti avere un drago dentro di sé, vero? State certi che migliorerò ancora. Sì, ne sono convinto. Continuiamo così, c'è l'espirito. Beh, tanti punti esperienza facili. Il che è stupendo. Allora, vediamo un po'. Drago Lucente, eroico. Quindi era una medaglia doppia. 300 di... Quindi sì, una te la danno proprio. L'altra invece l'ho presa proprio dalla lotta. 304, 310 era il livello. Barra T-Max attacco più 6 se la barra T al massimo. Beh, sì, barra trasformazione al massimo quando però sono in forma normale. Nello scorso episodio abbiamo visto che Elzemechia o Etna
decide di fondare un nuovo impero, una nuova nazione, per governare appunto su di essa come regina e poi prendere possesso anche della scuola, che dice: non mi interessa la scuola, in realtà sì, perché sempre lì sei tornata alla fine, quindi un pochino ti interessa, ma vediamo che cosa succede per l'esattezza. Andiamo a dormire, sì, prof, Wisp. E ora veniamo alla prossima notizia. Ieri sera la studentessa Edna Lucenti ha tenuto una conferenza in accademia. Mi informo che io, Edna Lucenti, fonderò un paese tutto mio. Ho deciso di chiamarlo Repubblica di Stellaria. Bello, vero? Ovviamente anche questa scuola ne farà parte. A cominciare da ora! Quindi effettivamente lei non mi interessa più la scuola, però in realtà sì. Che cosa? Ha creato un nuovo paese. Naturalmente, sia noi che il governo giapponese volevamo impedirglielo, ma i leader mondiali purtroppo hanno espresso piena solidarietà ad Edna. Beh, allora può andarla a fondare da un'altra parte. Probabilmente era tutto architettato già da molto tempo. Subito dopo la conferenza, Edna e i suoi hanno occupato la Torre Valore. Pare che abbiano anche installato un certo dispositivo al suo interno. L'hanno chiamato DIT, ovvero Dispositivo Interferenze e Trasformazioni, e impedisce a chiunque di usare le proprie trasformazioni dentro la torre. Immagino che stavolta non ci basterà coglierli di sorpresa. Stai dicendo che non abbiamo alcun modo per batterli, Valerio? Sì che ce l'abbiamo, dovremmo solo passare alla fase successiva, diciamo. La fase successiva, hai detto? Sì, se vogliamo sconfiggere gli alieni dovremo continuare a collaborare. In altre parole, dovremo coinvolgere un gran numero di persone per riuscirci. Al momento possiamo contare su Comitato, Banda e YLab, giusto? Sì, esatto. Forse però sarebbe più indicato trovare anche altri alleati. È un'ottima idea, Nia Dennotti. Anche noi vi sosterremo. Bene, allora dichiaro ufficialmente aperto il Comitato Terrestre. Aspetti un attimo, Comitato Semestre? Ma non stiamo parlando di scuola ora! Ha detto Terrestre, non Semestre! Che figuracce. Avete già qualche strategia in mente da poter adottare, ragazzi? Beh, intanto dobbiamo scoprire come limitare i poteri del DIT. Finché non ci libereremo di quello, non potremo agire indisturbati. In tal caso, lasciate che vi esponga la mia idea al riguardo. Ta-da! Ma quello è. Vi presento l'ultima creazione del YLab, il Watch UR Finale. Wow, un orologio nuovo di zecca! Ma è fantastico, Rosa! A differenza dei suoi predecessori, questo Watch usa l'energia vitale terrestre. Di conseguenza, il DIT non dovrebbe avere alcun effetto su di esso. Sì, però, che cosa sarebbe questa energia vitale terrestre? È una forza che ogni essere vivente ha, ma sono in pochi a saperla trasformare. E c'è un modo per trovare questi pochi capaci di fare tutto ciò? A meno che non ci sia già qualcuno tra di noi in grado di farlo, è chiaro. È permesso, io avrei da proporvi. Beh, Calixta l'abbiamo già vista l'altra volta, quindi non è una grande novità. Dici, Calixta, conosci qualcuno in grado di trasformare l'energia vitale? Certo, vero, Matteo? Cosa? Io? Sul serio? Sì, dentro di sé Matteo ha un potere enorme di cui non si rende conto. Cosa? Wow, non me lo aspettavo proprio! I miei complimenti, amica spaziale. Ti sei accorta di me a quanto vedo. Oh, santi numi. Ma tu chi sei? Mi chiamo Raden e sono un alieno. Provengo dal pianeta Tytron. Un alieno, hai detto? Ma quindi? Quando arrivai qui sotto forma di meteorite, incontrai il tuo io da una vita precedente. Ovviamente non volevo causarti alcun disturbo nella tua vita attuale, e ho deciso pertanto di guidarti come una sorta di coscienza interiore. Non è possibile, quindi le mie visioni. Esatto, fa tutto parte del nostro potere. In effetti, ora che ci penso, quando incontrammo Scargatto la prima volta, aveva detto che sia Gibastiano che Matteo gli sembravano molto forti. È probabile. Deve essere stata una reazione inconscia al mio potere.
Ma quindi quelli che pensavo fossero i miei poteri in realtà erano tuoi? Beh, questo adesso non importa. Raden, spiegami che cosa devo fare. Mi dispiace, ma al momento non sei abbastanza forte per reggere il mio potere. Io non sono abbastanza forte. Questo però non significa che tu non possa diventarlo allenandoti. Ti prometto che se seguirai il mio addestramento diventerai un vero eroe. Bene, sembra che siamo d'accordo. Timoni, contiamo su di te. Sì. Ottimo allora. Matteo, ti consegno ufficialmente il tuo Watch UR finale. E bravo Matteo. Fantastico, grazie infinite Rosa. Quindi è deciso, dobbiamo allenare Matteo. Ora veniamo a te, Niada. C'è un problema che vorrei risolvessi al più presto. Quale problema? Quello di Michetti, ovvio. Arcofelino, sì, scusatemi. Si tratta di Arcofelino. Sì, hai ragione. Non possiamo permettere che continui a ribellarsi. Beh, in effetti se ci dovesse causare altri guai per noi sarebbe la fine. Esatto. Ecco perché dobbiamo tentare il prima possibile una riappacificazione. Sì, mi sembra un'ottima idea. Non le illuderò, signor presidente. Si dice deluderò, non illuderò. Gibastiano, ce la fai a non metterti in ridicolo ogni 5 minuti? Anch'io ho qualcosa da dirvi prima di congedarci. Di recente sono comparse alcune strane figure qui in Accademia. Credo che si tratti con ogni probabilità di spie inviate dalla Repubblica di Stellaria. Avete capito, ragazzi? Fermate questi individui prima che sia troppo tardi. Ricevuto, signor preside. La faccenda si fa sempre più impegnativa, ma da mangiare qualcosa... Ah, sei incorreggibile, Gibastiano. Bene, Comitato Terrestre, è tempo di entrare in azione. Sì! Veniamo a qualcuno? Indipendenza, la Repubblica di Stellaria. In giapponese chiamata Kiraboshi. Ma non è un nome molto particolare. Allora, le figure misteriose assomigliano a delle ombre e credo che siano spie di Stellaria. Il preside Reali ci ha chiesto di... Quanti fulmini ha? Di indagare su alcune figure che stanno minacciando la quiete dell'Accademia. Accettiamo l'incarico e risolviamo il mistero. Ha un po' troppe stelline quella missione e non mi piace. E c'è anche Raden. Oh, eccomi qui. Se siete pronti, inizierò subito il mio allenamento con Matteo. Una volta terminato, sarà finalmente in grado di risvegliare i suoi veri poteri. Bene, vi ho detto tutto. Ora sta a voi a scegliere cosa fare. È uguale a quell'altra. Raden ha detto a Matteo di raggiungerlo sulla spiaggia, così da potersi allenare insieme a lui. Non perdiamo tempo e iniziamo il programma speciale Raden. Facciamo Raden prima che la missione del preside. Sapevo che avreste accettato. Dunque, per prima cosa dirigiamoci alla spiaggia della zona commerciale. Non abbiate fretta però, prendetevi tutto il tempo che vi serve. Ah, dimenticavo, ovviamente Matteo dovrà essere inserito tra i membri attivi. Bene, è tutto, ti aspetto alla spiaggia. Quindi, leviamo Rosa, mettiamo Matteo. E comunque Rosa, io non vedo l'ora che si trasformi. Mettiamo Matteo qua e andiamo alla spiaggia, dai. Oh, eccomi qui. Sei pronto per cominciare, Matteo? Ti allenerò seguendo il programma speciale che seguivo su Titron. Dai, non fare quella faccia. Il risultato è garantito, vedrai. E poi non è certo in questo modo che l'eroe reagisce alle difficoltà. Bene, mi sembri già più tranquillo. Vogliamo cominciare con l'allenamento? Matteo è pronto a diventare un vero eroe, ma prima deve superare il celebre programma speciale Raden ideato da quest'ultimo. Ce la farà? Proviamo! Ottima risposta, Matteo. Forza, iniziamo! Oi oi! Beh, io mi trasformo subito. Ecco i tuoi primi avversari, da loro imparerai la tattica. La tattica dello scappare? Questa? Bella questa, E questo ha anche andato. Dai, è su, questo quanto ci manca? È andato, ok. I prossimi? Ah, questi pure non è che sono granché alla fine, dai. Dai, insieme? Doppia! Oh yeah! Sotto a chi tocca? Oddio, alligatore turchese, ma che cos'è? È un Totodile un po' troppo cresciuto questo. Oh, ma devi sta calmo. Amico. Oh, allora, chi è questa 3, 4, 4...
Ah, questo è oscuro. Questo è quello che ha preso un po' più di integratore, più cattivo allora. Gli ha fatto brutto, ha detto no. Vabbè, ho sprecato allora. A posto, fra? Io ho della bocca aperta. Si acchiappa le mosche? Ora chi c'è? Sembra che tu sia riuscito a vincere, Matteo. Sì, ce l'ho fatta. Però credo che tu abbia ancora molta strada da fare. E quindi che succede? Sono esausto. Sicuro di poter continuare, Matteo? Forse sarebbe meglio finirla qui. Gli eroi che ammiro non si arrendono mai, di solito. Io invece non sono neanche in grado di finire un singolo allenamento. Lo sapevo, non sono mai stato in grado di diventare un eroe. Matteo. Le qualità le possiedi tutte, ragazzo. Ciò che ti manca è la fiducia. Senza la fiducia, anche il più potente tra gli eroi non può considerarsi tale. Sì, però, se non fosse stato per il tuo potere oggi, non sarei di certo qui. Invece sì, è come se saresti qui. Hai dimostrato la tua forza più volte. Ma io... Vabbè, però, io mo non vorrei dire, però è un po' ripetitiva sta cosa degli alieni, eh. Cioè, mi ha stancato. La lucertolona può anche starsene... Chiedo umilmente scusa, è uno squalo. Cosa? Di nuovo gli alieni? Ehi, tu, che cosa ci fai qui? Semplice. Il Zemechia mi ha ordinato di liberarmi dei dissidenti. Il Zemechia? Oh no, si mette male, ragazzi! Bene, direi che non rimane altro da fare. Forza, apriamo le danze. Oh mio Dio! Teleports behind you, questo. Tu sarai la prima. No, Aria! E ora dimmi, Matteo, che tipo di eroe vorresti essere? Ma sì, certo, voglio essere l'eroe più grande e più forte di tutti. Capisco. Ma sai una cosa, forse non è quello l'eroe più adatto a te. Ah, vedi, nipote, il vero eroe è chi è capace di proteggere le persone a cui tiene. Proteggere le persone a cui tiene. Vai! Fermati subito! Aria è molto importante per me. E lo salverò costi quel che costi! Guerriero verde! Matteo, confida nella tua forza e credi nel tuo vero potere. Intanto Aria sta lì tremante di paura e lo squalo ha detto ok, ma aspettiamo che facciano quello che devono fare e poi attacco. Vai Matteo, diventa un vero eroe! Sì, io diventerò un vero eroe e proteggerò tutti! Trasformazione! Guerriero verde è qui! Brucerò il mare con la lama ardente della giustizia! Ah ah! Ben fatto, amico mio! Matteo! Una trasformazione! Che sviluppo imprevisto! Beh, non importa, porterò a termine questa missione per il mio signore! Mi dispiace, ma non te lo lascerò fare! Forza, cominciamo la vera battaglia! Wow, Matteo ora è Super Faigos! Soldato dorato e squaleotto azzurro. No, lo chiamo io azzurro, perché ha un colore particolare. Ma devo usare Matteo? Ma sì, dai. Così ci prende gli schiaffi Gibanian. Gibastian. Perché Gibanian, all'improvviso? Che attacco fa d'aria? Ok, fa l'attacco pezzotto. Oddio, forse è meglio Gibastian a sto punto, Madonna, che sleppa che ci ha preso Matteo. Mangia. Ma che era quel danno? Ehi. No, dicevo,
G-Bastian, eccolo qua. È meglio, sì. Guardalo. Molto meglio G-Bastiano, sì. Mi dispiace per Matteo, ma G-Bastiano ora proprio è il top. Non gli posso far niente. Ma dove lo sta a fare l'attacco? Ma è cieco? Ma gli spori ci vedono? O vanno solo a fiuto? Vanno a fiuto perché... Non è che mi ha preso proprio bene, non è per dire. Mangio perché sì. Vabbè, ora ci vede. All'improvviso ci vede benissimo. Com'è sta storia? Squalotto, spiegamela un po', sta storia che voglio sentire. Dai. Bravo comunque, bella la trasformazione di Matteo, ma... E poi Matteo non l'ho trascurato comunque, gli ho sempre dato qualche sfera per allenarlo. I livelli l'ha fatti, quindi è solo proprio deboluccio lui. Tutto qui. Ok, rimaniamo così, rimaniamo. Dove fatta? Ci arriva qua l'attacco? No, bene, meglio così. Veniamoli da lontano. Vai. Voleva. Ritenevi giusto. Niente. Questo era un po' prima ho schivato, ma va bene. Ok, ce l'ha fatta. Voleva e ce l'ha fatta. Bravo, complimentoni per lei. Stavolta no, amico mio. Stavolta poi mi trasformo. Wow, G-Bastiano sta per rimanerci, ehi, non me ne ero accorto. Talmente intento a schivare che non me ne sono accorto. Eccolo qua. Toh. Facciamo un po' di scuola alla piastra. Oh yeah. Salto mnemonico. Perché è proprio quello che è. Ehi, quanto stordimento. Fratello, tu devi stare buono però. Pensavi che rimanessi fermo lì, eh? E ti lo fa anche favore. Eh certo, no? Chi sei tu che ti fa questo favore a te? Oh. Forse non mi sono espresso chiaramente. Tu devi star buono, squaletto. Eccolo, così, col salto mnemonico. Ti friggo il cervello e i ricordi. Non male quello che ha droppato. Mi piace anche la sua medaglia. Come mi piace questa medaglia a livello 300 e spaccato. Che bello. Questo potere, ma come hai fatto? Dannazione. Lui ogni... cambia accento lui. Te l'avevo detto, no? La giustizia trionfa sempre. Per un pelo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nella lotta. Matteo, grazie di cuore per avermi salvata. Sei stato eccezionale, amico. Vi ringrazio, ma adesso ho un altro bersaglio a cui pensare. Se n'è andato. Ecco, ero andato alla Torre Valore per distruggere il DIT. Cosa? E l'hai già distrutto? Incredibile, questo sì che è uno degli eroi più forti di sempre. Sei stato fantastico, Matteo, i miei complimenti. Grazie G-Bastiano, ora finalmente sono anch'io un vero eroe. Se non fosse stato per voi e per mio nonno non ce l'avrei mai fatta. Sono davvero contenta per te, Matteo, te lo meriti. Ragazzi, grazie di cuore a tutti. Però, se fosse Raiden il vero artefice di tutto questo... No, non devo preoccuparmi di questo, ho già dimostrato più volte la mia forza. Proprio così, tutto ciò di cui ho bisogno è qui, non mi importa del resto. Allora, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo continuerò la storia, farò la missione del preside. Perché è quello c'è da fare. C'è quella del preside reale e quella unione fa la forza. Due allora.
Però quella del preside sembra essere più difficile. Ad ogni modo, per questo video è davvero tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!